Eccoci pronti a vedere Tessa Virtus Scott Moir, campioni del mondo, campioni olimpici, giocano in casa, loro sono di London, Ontario, qui siamo a Windsor, Ontario, dove proprio Tessa tra l'altro ha studiato e continua a studiare, loro dicono hanno un legame speciale con questa città, hanno fatto loro la nuova short dance e il punteggio veramente li vede attaccati ad Anna e Luca. Andiamo a seguire allora la loro Carmen per completare così questa sfida incredibile a Skate Canada. Questa è la Carmen di Tessa Virtus Scott Moir,
Una Carmen mi è sembrata più drammatica nell'interpretazione, più sensuale e passionale quella di Anna Capellini e Luca Lanotte, ma ovviamente sono in casa, guardate, c'è una standing ovation per loro, bandiere canadesi ovviamente dovunque, e c'è Pedrazzini che applaude. Sì, io veramente ho apprezzato ogni singolo movimento, ogni singolo sguardo e ogni singola idea di questo programma. È una Carmen che secondo me va al di fuori da quello che potrebbe essere il concetto originale. È rivisto in maniera nuova, diversa, ma secondo me incredibile. Loro due sono, lo sappiamo, non possiamo stare ancora sono qui a descrivere, sì, a descrivere il fatto che siano due interpreti, due pattinatori eccellenti, che a livello tecnico siano fantastici. Devo dire la verità, gli accorgimenti coreografici secondo me ci stanno perfettamente. È una cosa, magari, guardate, è più su, anche qua, la presa di tweezer, qualcosa che ha a che fare con il contemporaneo. A me piace questa reinterpretazione magari dei classici visti in chiave moderna, però mantenendo quell'intensità e quella energia, perché nonostante abbiano posizioni particolari, passaggi diversi, io però ho percepito correttamente. Ecco, questo è l'unico dettaglio che vorrei andare a rivedere, quella mano di Scott per fare in modo che lei tenga la posizione, perché è vietato, è un elemento illegale il fatto che l'uomo abbia la mano per tenere la donna in sollevamento al di sopra della propria testa per troppo tempo. Vediamo se viene considerato illegale. Questo sollevamento è incredibile, guardate come ha preso il sollevamento, il cambio di posizione. È incredibile davvero. Intanto stavo guardando i components che sono usciti di Anna e Luca: 8.36 per lo skating skill, 8.11 le transition, 8.57 la performance, stesso punteggio per coreografia ed interpretazione. Il punteggio del free è di 94.98 ed è esattamente il punteggio da battere, 94.98. Loro hanno uno 0.01 di vantaggio nello short. Vediamo il risultato: Anna Capellini e Luca Lanotte sono primi con 160.06, Caterina Riazanova e Ilia Tashenko secondi con 143.39, in attesa però ovviamente del risultato di Tessa Virtue e Scott Moy. Beh, adesso sono lunga l'attesa. Sì, sono curioso di capire che cosa stiamo andando guardando i technical specialist. Vorrei proprio capire che cosa, e mi piacerebbe sapere esattamente poi come vanno a considerare tutte queste questi valori e questi elementi tecnici. Io ripeto, pensa anche Anna e Luca che è attesa. Beh, diciamoci la verità, Anna e Luca sul podio ovviamente ci sono, e quindi è un risultato straordinario. Ecco qua, attenzione. ...104.32, dunque sono loro i vincitori di Skate Canada. 94.98 era il punteggio di Anna e Luca, 48.42 contro 55.90 dei Program Components, per un totale di 169.41. Dunque con 169.41 Tessa Virtue e Scott Moir vincono Skate Canada.